Ciao a tutti, oggi parleremo della bergenia, una pianta molto rustica, una pianta ornamentale che possiamo coltivare nelle uole e nelle bordure per dare un tocco di colore anche durante la fine dell'inverno. Iniziamo subito con questo video. Eccoci, allora parliamo della bergenia. Come vi ho detto nell'introduzione, si tratta di una pianta erbacea perenne, quindi una pianta anche sempreverde che, come vedete, rimane per tutto l'anno in queste condizioni, quindi con un bel fogliame di un verde scuro, e in questo periodo ci sono anche i fiori. Una pianta rustica, tappezzante, che come vedete adesso a video anche si diffonde, ecco, negli spazi circostanti, quindi va a essere molto utile quando abbiamo una bordura, una aiuola, come in questo caso, insomma, no? Dove abbiamo un po' di spazio e quindi la pianta può espandersi, ecco, nelle zone circostanti. Una pianta che si adatta molto bene anche alla coltivazione in vaso, tuttavia, come vi ho detto poco fa, per la sua natura un po' tappezzante, proprio preferisce la coltivazione in terreno libero. Però nulla vieta di tenerla anche in vaso, con dimensioni poi più contenute. Ecco, vedete anche i fiori, infiorescenze, quindi ci sono i fiori singoli, sono raccolti poi su queste infiorescenze e hanno un colore, i fiori che spazia, in questo caso un rosa molto molto tenue, poi ci sono delle varianti con rosa più intenso, rosso, in certi casi bianco, quindi anche le gamme di colori sono variabili. Parliamo quindi della coltivazione di questa pianta. Vi ho già detto che sta molto bene nelle uole, nelle bordure, nei vasi, in posizioni di mezz'ombra o anche soleggiate. Diciamo che la mezz'ombra è il posto ideale, perché poi troppo sole durante l'estate può lesionare le foglie, che come vedete hanno una consistenza un po' carnosa, ecco, diciamo, sono delle foglie un po' spesse, anche i piccioli delle foglie sono molto allungati e grossi, carnosi anch'essi, quindi non è una pianta grassa propriamente, però è una pianta che ha bisogno di una posizione semi-ombreggiata e di molta acqua, quindi un'irrigazione frequente, soprattutto durante l'estate, più volte a settimana, portiamo abbondanti quantitativi d'acqua e facciamo in modo però che non vi siano dei ristagni che possono portare poi a dei problemi alle radici, a dei marciumi radicali. Vediamo quali sono le operazioni a questo punto per il mantenimento della bergenia. Non necessita di potature, è una pianta davvero semplicissima da coltivare, quindi non dobbiamo mai tagliare, fare delle cose particolari, se non delle pulizie periodiche. Quindi, come vedete, ci sono, soprattutto se noi analizziamo la base della pianta, ecco, vedete queste foglie secche. E quindi quello che andiamo a fare adesso, io lo faccio a mano, anche se andrebbe fatto sempre con un paio di forbici, andiamo ad eliminare semplicemente il secco che si accumula man mano che passano le stagioni, si accumula alla base delle piante, quindi eliminando le foglie e i fiori secchi stimoleremo la pianta a rinnovarsi e a produrre appunto nuovo fogliame. La bergenia è quindi una pianta che ha veramente moltissimi pregi. Come vi ho detto, è una pianta rustica, non soffre di alcun tipo di malattia, non viene attaccata da praticamente nessun patogeno, raramente il punteruolo rosso, quindi questa è l'unica eccezione, ma è un problema facilmente risolvibile ed evitabile. Per il resto, insomma, ad esclusione delle marcescenze, dei marciumi radicali, è davvero difficile che questa pianta si ammali, quindi è facile da coltivare, non richiede potature, interventi particolari, non si ammala e ci regala questi bellissimi fiori nel periodo del tardo inverno, inizio primavera, quindi a partire da febbraio fino a marzo, aprile inoltrato, anche poi a seconda delle varietà. Parliamo quindi del terreno e della concimazione in conclusione. Ecco, come vedete qui le piante sono in piena terra e quindi il terreno è stato adeguatamente preparato prima dell'impianto, che è avvenuto diversi anni fa.
quindi una lavorazione prima dell'impianto è d'obbligo, una letamazione eventualmente anche e una concimazione periodica con un semplice concime universale o per piante fiorite, ecco, quindi un concime NPK granulare, meglio se a lenta cessione in modo che distribuisca gradualmente i nutrienti. E se avete fatto attenzione avrete notato che qualche pianta ha qualche piccola carenza, quindi prestiamo attenzione alla concimazione adeguata. E vorrei farvi notare una cosa ancora, ci sono dei pezzi di corteccia, quindi c'è del materiale pacciamante sul terreno, insomma anche in mezzo alle piante. E questa è una cosa molto interessante perché, come vi ho detto prima, la Bergenia necessita di parecchia acqua, irrigazioni frequenti, terreno sempre umido. Allora la corteccia è un'ottima sostanza naturale, chiaramente, che offre alla Bergenia quindi un terreno sempre nelle condizioni di umidità ideali, mantiene il terreno umido anche d'estate. E se pensiamo alle frequenti, insomma, problematiche dovute alla siccità anche, magari la Bergenia sembra non essere la pianta ideale perché, come vi ho detto, ha bisogno di parecchia acqua. Quindi una soluzione può essere questa: pacciamare, usare un telo pacciamante che è un po' più brutto, oppure, come in questo caso, della corteccia che anche ha un effetto molto bello da vedere, un effetto visivo molto, molto caratteristico e ci può aiutare a combattere anche lo spreco idrico. Bene, direi che per questo video quindi è tutto. Se avete ancora qualche domanda me la fate nella sezione dei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e vi do appuntamento al prossimo video.